settimane abbiamo provato anche oggi. Ma quando l'hai buttata adesso, poi sono quanto felice eri. Tutti poi sono venuti da te, ti hanno abbracciato, tutti ha dato il consiglio, sì, a dirti, hai visto, dovevi solo aver pazienza, alla fine ti vogliono tutti bene, questo sì, si vede. Sì, veramente, credo che qua a Padova mi stanno tutti vicini, ma dai miei compagni, ai fisioterapisti, ai massaggiatori, ai dirigenti e soprattutto tutti i tifosi. Quindi io li ringrazio col cuore. Insomma, dopo insomma, tanto lavoro sporco, tra virgolette, è arrivato anche il gol e quindi sono felicissimo. Ti è dispiaciuto un po' uscire subito dopo? Ma no, dai, insomma, ormai dopo il terzo gol, insomma, la partita era, tra virgolette, messa un po' chiusa, quindi anche dare spazio agli altri, insomma, che è giusto. Abbiamo visto un paio di secondi, dopo invece hai sorriso, ti sei preso l'applauso e hai abbracciato da me, per cui ti sei ripreso immediatamente. Sì, 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 no, ero ancora in bambola tra i gole, quindi no, poi sono contento e anche per Marco che anche oggi non ha segnato, però ha fatto due assist e lo ringrazio anche per l'assist che mi ha fatto. Ma ti sei sbloccato anche in casa, adesso veramente devi volare. Direi di sì, però insomma, prima credo che venga il bene della squadra, se fanno gol gli altri si vince, va bene uguale. Ma il rigore non l'hai battuto tu perché eri fuori dal campo ancora? No, perché l'arbitro mi... Sì, a parte quello, però l'arbitro mi diceva che non potevo batterlo perché ero fuori dal campo. Ma se no l'avresti battuto tu? No, il rigorista è Vincenzo Marcos, quindi se loro me lo dicevano di batterlo... Però comunque in quel momento l'ha deciso l'arbitro? No, no, lui ha detto che... Devo star fuori che non potevo batterlo, quindi me la sono presa con comodo. Hai un rosario al collo, cos'è? Sì, il rosario che me l'hanno portato una signora da Bergamo, arriva dal Vaticano, sai che sono credente. È molto, si chiama il braccialetto, questo è proprio un rosario. C'ho di tutto, sì, sì. E questa signora come mai te l'ha portato? Perché andava sto sudando, non cado qua dentro. No, perché lo sa che sono, ci credo, sta alla fede, quindi ti ha dato una mano. Oggi è servito. Grazie. Prego.